Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Stefano Caffiero, che mi chiede di parlare del film del 1997 Hollywood Brucia, una parodia quasi documentaristica del lavoro hollywoodiano. Questo film Hollywood Brucia, appunto 97, firmato da Alan Smithy, che è il nome collettivo dei registi che ripudiano il proprio film, non a caso è volutamente ironicamente firmato così. In realtà la regia non accreditata è Arthur Hill. I protagonisti del film sono Sylvester Stallone e Jackie Chan, prima di tutti, ma ci troviamo Norman Jewison, Bob Thornton, sono tantissimi che appaiono a fare se stessi, perché la storia è quella appunto di Alan Smithy, il regista di origine inglese che lavora a Los Angeles, che ha dei grossi problemi, ma un giorno viene chiamato per girare questo grandissimo film dove ci saranno grandissime star, appunto Goldberg, Chan, Stallone, e che lo dovrebbe lanciare nel firmamento. Poi si rende conto invece di come vanno le cose, le sceneggiature cambiano un casino e alla fine lui decide praticamente di bruciare il film, e di lì tutto il film. Comunque, allora, il film è una parodia interna voluta del mondo hollywoodiano, che chiaramente fatta da se stessi in questa maniera non è che abbia poi tutta sta forza. Si ridacchia, ogni tanto le gag vanno a segno. L'idea appunto di averlo fatto firmare Alan Smithy, come se lo stesso regista del film avesse ripudiato se stesso e il protagonista del film si chiamasse appunto come quelli che ripudiano se stesso all'interno del film, è già geniale. Questa idea qui è vero, è molto interessante lo sfondamento delle quarte parete, interessante gli sceneggiatori che ognuno racconta la sua storia, interessante le bizze delle star, tutto è molto carino e gradevole, ma è anche tutto abbastanza programmatico, il che rende un po' con la puzza sotto il naso e anche abbastanza inutile. Va detto che è costato 15 milioni di dollari, il film ne ha incassati 52.000, uno dei flop più grossi della storia del cinema hollywoodiana. Va detto che gli attori si prendono in giro molto volentieri e sono bravi anche nel prendersi in giro. Certo è che il film è quello che è, insomma, una commediola divertente che provava a essere scorretta, ma nella sua scorrettezza in realtà diventa quasi più corretta di quello che vorrebbe essere. Quindi la presa di culo del mondo hollywoodiano funzionicchia, non funziona sempre, proprio perché insomma, questo mondo evidentemente così per il culo non ha tanta voglia di prendersi, e quindi al di là di qualche bizza, di qualche cazzata, non si pigia veramente mai il pedale sulla cattiveria, se non in due o tre punti, e alla fine insomma sembra di trovarsi di fronte a un'opera che poteva essere ben altro, ben più riuscita e ben più interessante. Invece così alla fin fine ci troviamo di fronte a un'operetta, metto qui il link sotto perché chi ama Stallone vuole avere tutto, ma non so nemmeno se esiste più un DVD, io lo vidi in VHS ai tempi, me lo ricordo abbastanza bene perché era un film abbastanza assurdo. Ma per il resto, come ho detto, io metto, se trovo qui sotto il link magari di qualcosa di straniero, tanto ormai parlate tutti meglio l'inglese degli inglesi stessi. Patreon per donare come al solito, iscrivetevi, mi piace, tutte le cose che dovete fare al canale, e se siete fan incalliti di Jackie Chan, Stallone, così non potete perdere questo film, e se siete anche amanti di un certo tipo di parodia, di un certo tipo di falso documentario, di un certo tipo di cinema che insomma prende per il culo se stesso anche metacinematograficamente, è un film tutto sommato divertente. Ripeto, niente di capolavoro, ma per molti è un cult, per me non è neanche quello, è semplicemente una pochade, quasi una presa per il culo, un divertimento che fra di loro insomma questi hollywoodiani si sono fatti e che non gli ha portato nemmeno il successo che forse speravano portasse. Quindi a voi la scelta, dateci un'occhiata oppure o no a questo Hollywood Brucia del 1997 di Arthur Hill, che non si accredita giustamente, ma che si accredita col nome Alan Smithy.